vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. Allora? Ah, niente di che. Forza, immagino. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un punto. Oltre a dove noleggiare la gestione. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Dai, dai, piccola. Forza, via, andiamo, andiamo! Andata! Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corre. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano... Ah! Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Andiamo troppo piano. Ok, sto prendendo la mano. Piano. Davanti così. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, chi parlava? Inizio per la collina. Tuo fratello voleva un fuoristrada con Ferricello. Hai tirato fuori i soldi per il Ferricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante. Siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che tu facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a questo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? Già. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ha chiaramente un debole per i nasconditi. E su. E giù. Apprezzo il tentativo. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì. Queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condant, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Un taglio nella corteccia. Devono aver legato qualcosa all'albero. Sapevate che il fuoristrada ha un Ferricello? Ma dai, non lo sapevo. Che vuoi farci? Non lo so. Ora dovrebbe funzionare. Te la stai spassando, eh? È più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Parte. Piano. Piano.
Sally? Per Ricello, valeva la pena. È solo una collina, non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signori. Wow, spettacolare. Fatevi immaginare. Siete pirati di successo. Siete fino a sfuggire all'oppressione del governo. No, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare. No, no. Devono vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti da... Oh, merda! Ferma, ferma! Sam. Mi vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Procedere per tentativi. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Forza, forza! Una andata, ora l'altra. Sally, comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarmi una fortuna. Mi è entrato del fango in bocca! Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari. Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa. E se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona. Se l'avessero trovato, avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo più che altro. C'era una guardia. Ma che pena. Mi portava dei libri dalla biblioteca. Quali libri? Di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri. Sai, per caso fossi uscito. Giusto. Libri a parte, facevo confessioni, fumavo, cercavo di tenermi fuori dalle risse tra bande di mano. E riflettevo da lì. Nient'altro. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Ho chiesto di spedire una lettera. Ma posta.
l'hai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno pestato davvero per bene. E non ho mai più visto la guardia. Cazzo. Mi sono rifatto quando il direttore si incella. Ma non è andata come mi aspettavo. Ah sì. Avete visto il culo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Altri idioti nella show. Perché? Li abbiamo trovati! Adesso siano finiti. Cosa stavamo parlando? Ah, sì, allora stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xiloba. Guardate, sa se è artificiale o no? Entrambe le cose, direi. Victor, che mi dici? Giusto. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece da intermediario. Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Presi i soldi e tagliai la corda. Guardate ragazzi. Cos'è? Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Ah, a quanto pare siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Ponte levatoio? Molto medievale. Beh, se costruisci un ponte levatoio significa che vuoi tenere la gente alla larga. O vuoi proteggere qualcosa. Ehi, Nathan! Devi vedere una cosa! Le scale sono rotte, la manovella è inaccessibile. Prova a cercare qualcosa su cui salire. Un altro sigillo. E allora, lo riconosci? Sì, sì. Anne Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Ragazzo, ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Tutto ok? Tutto bene? Sì. Ce la fai? Ok, andiamo. Avvicino l'auto. Non scomodatevi, eh? Ci penso io. Sì, beh, la novella è una sola. Sai com'è? Stai andando bene, ragazzo. Passiamo a questo ponte. Ehi,
stessa torre sul vulcano. La nostra avventura sta per finire. Qui non ci sono carri attrezzi, Nathan. Non per essere pignolo, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una ringhiera. Valeva la pena tentare. Darò un'occhiata. Dimmi un po', quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di Nathan è corretta, allora i soldi in ballo sono molti. Avresti dovuto parlargli di $200,000. Mai direi troppo i soldi il reale valore dell'opinione. A dire il vero, non pensavo di diventare il suo socio. Siamo pronti. Si va. Tiraci fuori, ragazzi! Reggetevi! Vado da mio figlio, ti grazie il Signore. Tu sei benedetta. Piano, sul piano. È divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto sotto controllo. Bene, aggrappatevi. Ah, per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Quasi. Ora, troviamo il modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro. Qui non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui. Dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Al diavolo. È murata? Bene, diamo un'occhiata. Attento con quella roba, ragazzo. Sembra felice. Per lui la posta in gioco è alta. Ma non vedo tesori. Ehi, ragazzi! Arriviamo!
Vieni a vedere. Ah, San Disma. Chi si rivede? Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery, Thomas Thieu, e questo è... Questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell e questo è Richard Watt. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi... Dimmi, qual è il trucco stavolta? Dobbiamo premere un pulsante? Tirare? Forse... Forse un braccio o... Proviamo. Forza. Ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero San Disma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! Beh, lo spero. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Ehi, che fai? Cerco confermi a un sospetto. Merda. Guardate qui. Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Invece sì. Guardate, è un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Ad ogni modo, meglio 2 che 12. Bene, io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione. Sono alle estremità opposte di King's Bay. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Ecco la nostra torre. Credi davvero che il tesoro sia nascosto nel bel mezzo di un dannato mercato? Ah, sarebbe pazzesco. Ma ne abbiamo viste di follia. Questo è poco ma sicuro.